Ciao a tutti, questo è Di Giallo, siamo su Radio DJ, io sono Carlo Lucarelli e vi racconto un mistero, una storia misteriosa che ha a che fare con la musica, il mistero della morte di Kurt Cobain. Radio DJ, Carlo Lucarelli, Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. La nostra storia inizia con un uomo che fa l'elettricista a Seattle. Si chiama Gary e ha il cognome più anonimo e comune del mondo, Smith. Gary Smith. Allora, il signor Smith sta lavorando al sistema antifurto di una villa, una bella villa di un quartiere residenziale. Ha cominciato presto la mattina, adesso sono quasi le 9, le 8.56 per la precisione. Ha finito col corpo centrale della casa e si sposta dietro, alla piccola serra dal tetto spiovente che sta sulla sinistra. E lì si ferma. La serra è una costruzione tutta vetri. Si vede dentro, e dentro la serra il signor Smith vede un uomo steso sul pavimento. Subito pensa che sia un manichino, poi però guarda meglio. C'è del sangue sul pavimento, si intravede un fucile. Quel corpo non sembra un manichino, ma un corpo vero, per cui meglio chiamare la polizia. Il dipartimento di polizia di Seattle riceve la chiamata. C'è una situazione sospetta in una villa della contea di King, Seattle. Come si chiama il proprietario? Cobain. Cobain Kurt. Kurt Cobain. Sì, è proprio lui. È il cantante dei Nirvana. Radio DJ. Gli americani, si sa, in queste cose sono precisi. Per casi come questi c'è un modulo color panna prestampato, con tanti rettangolini da riempire, come il visto che si compila sull'aereo quando si va negli Stati Uniti, più o meno. Sul modulo numero 3471 del Dipartimento della Salute della Contea di King, Seattle, Stato di Washington, nel rettangolino in cima c'è scritto un nome, Cobain Donald Kurt, nato il 20 febbraio 1967 ad Aberdeen, nello Stato di Washington, maschio. Bianco, 27 anni. Usual occupation, occupazione abituale, poeta barra musicista. Genere, c'è anche scritto quello, punk rock. Non è esatto, non è proprio un musicista punk, Kurt Cobain. Così scrive la polizia di Seattle, che probabilmente non si intende molto di musica. Sono i tipi che avrebbero scritto rock 30 anni prima, e magari altri 30 anni prima avrebbero scritto jazz. Se fossero stati più informati, forse avrebbero scritto grunge, e anche quello sarebbe stato impreciso. Perché la musica cambia, le etichette cambiano, grunge, alternative rock, gli artisti sono artisti, fanno esperimenti. E i Nirvana sono uno dei gruppi che da qualche anno sta costruendo la musica, un successo dopo l'altro. Sono usciti con Bleach nel 1989 e poi, tra gli altri album, Nevermind, che sarebbe quell'album col bambino che nuota nella piscina sulla copertina. Al di là delle royalty e del numero dei dischi venduti, che contano quello che contano, i Nirvana sono i Nirvana e Kurt Cobain è uno dei musicisti più interessanti e più amati. Beh, questo è Kurt Cobain, l'uomo che il signor Smith, l'elettricista, vede steso sul pavimento della serra. Ma cosa è successo a Kurt Cobain? Gli americani, lo ripetiamo, in queste cose sono precisi. Così il detective Yoshida, del Dipartimento di Polizia di Seattle, cambia il rapporto dell'agente Lewandowski e al posto di incidente, nel rettangolino che indica le cause del decesso, scrive ferita da fucile autoinflitta e nella casella accanto suicide, suicidio, scritto a macchina. Per il detective Yoshida il caso è abbastanza chiaro, è un suicidio. C'è anche una lettera, un foglio scritto a righe fitte e ondeggianti, molto nervose, con una penna rossa che lo tiene piantato ad una lavagnetta di sughero per gli appunti. È indirizzato a Bodda. Chi è Bodda? Il detective Yoshida lo scopre subito appena parla con gli amici di Kurt. Bodda non è nessuno, o meglio, Bodda non esiste anche se c'è lo stesso, è un amico immaginario. Molti bambini ce l'hanno, si sentono soli e allora inventano un compagno di giochi o un amico più grande. Il piccolo Kurt, quando giocava ad Aberdeen, aveva Bodda. In un certo senso se l'ha portato dietro fino alla fine perché è lui che scrive quell'ultima lettera. La lettera inizia con parole oscure. Kurt Cobain scrive: vi parlo dal punto di vista di un sempliciotto un po' vissuto che preferirebbe essere uno snervante bimbo lamentoso. Poi Cobain continua su un tono molto triste e molto deluso. Io non provo più emozioni nell'ascoltare musica, nemmeno nel crearla. Questo mi fa sentire terribilmente colpevole. A volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino ogni volta che salgo sul palco. Mi sento troppo fottutamente triste, il piccolo triste sensibile. Cobain scrive: perché non posso divertirmi e basta? Non lo so. Non ho più nessuna emozione. Meglio bruciarsi in fretta che spegnersi lentamente. Così scrive Kurt Cobain nella sua lettera, piantata sulla lavagnetta con la penna rossa. Per ogni anima che fugge in cerca di pace, per ogni pensiero positivo che la mia morte renderà possibile, ho
perso qualcosa lungo la via. Ho perso qualcosa lungo la via che conduce là dove mi trovo oggi. È la lettera di addio di un suicida, dice il detective Yoshida. E poi lo fanno pensare gli ultimi giorni di Kurt Cobain e quello che hanno detto alcuni dei suoi amici e sua moglie, la cantante Courtney Love. Kurt Cobain era sparito da 6 giorni. Fino al 1° di aprile si trovava all'Exodus Recovery Center, una clinica di lusso di Marina del Rey, vicino a Los Angeles. Era lì per disintossicarsi dall'eroina, dopo l'insistenza di amici, compagni della band e di sua moglie. Gli erano saltati addosso tutti un giorno a Seattle e gli avevano detto che se non si rimetteva a posto avrebbero sciolto in Nirvana e Courtney lo avrebbe lasciato. A preoccuparli erano stati soprattutto 2 episodi. Allora il primo. Il primo era successo il 14 marzo a Roma. Kurt era stato ricoverato d'urgenza per una overdose di alcol e di Rohypnol, una brutta overdose che lo aveva quasi ucciso. Sembrava che lo avesse fatto apposta a ridursi in quel modo. Il secondo episodio succede 2 giorni dopo, il 18. Courtney aveva chiamato la polizia perché Kurt si era chiuso nella sua stanza con una pistola. E poi qualche giorno dopo, 26 marzo, si era fatto accompagnare da un amico in un'armeria, dove aveva comprato un fucile da caccia, un Remington calibro 20, e una scatola di cartucce. No, Kurt si è messo su una brutta strada. Gli amici sono preoccupati. La band è preoccupata. Courtney è preoccupata. E allora, o Marina del Rey a farsi curare, o niente più amici, niente band e niente ragazza. Alla clinica di Marina del Rey, però, Kurt ci resta solo un paio di giorni. Nel pomeriggio telefona a Courtney e le dice una cosa strana. Le dice: ricordati soltanto di questo, qualsiasi cosa accada, ti amo. Poi, verso le 19.30, dice al personale della clinica che va in giardino a fumare una sigaretta e invece scavalca il muro di cinta e scappa. Torna a Seattle e lì sparisce. Lo cercano tutti. Courtney ingaggia anche un investigatore privato, attenzione, un personaggio importante nella nostra storia, un ex sceriffo di Los Angeles che si chiama Tom Grant. Lo cercano tutti, Kurt, ma non lo trovano. Lei dice che non lo vede da una settimana. Scusa, chi è quel tizio? L'ha ingaggiato lei, mi ha detto di portarlo un po' in giro per cercare più preoccupato. Levatelo dai piedi e poi torna. Va bene, d'accordo. Potremmo provare da Vanessa Page, magari è in catalessi sul loro divano. E chi sarebbero? Ah, delle ragazze che, insomma, come dire, che abbiamo un po' tutti. Cioè, le andiamo a trovare ogni delle comuni amiche, ecco. Quindi Vanessa e Page sono 2 donne? Sì. Eccoti qui. Sto tremando. Ti senti libero? Diciamo di sì. Abbastanza per suonare la chitarra? Sai, non suono molto ultimamente. Sono molto occupato. Allora hai parlato con tua figlia? Sì, parlo spesso con lei al telefono. E che cosa le dici? Faccio quelle imitazioni che le piacciono tanto. Poi le dico che mi manca moltissimo. Le chiedi mai scusa per il fatto che sei un cliché del rock and roll? Però glielo stai scrivendo, vedo. Ti va qualcosa da bere? No. Fuori c'è una macchina che aspetta. E vorrei che tu venissi via con me. Non posso venire con te, devo. Non lo so, un sacco di cose da fare. Devi venire via, subito. Da qui te ne puoi andare, davvero. Non c'è nessuno. Te ne puoi andare. Non ci vuole niente. Se rimani qui finirai per... Il 5 aprile Kurt si chiude nella serra e, secondo la ricostruzione della polizia e del detective Yoshida, si inietta eroina e Valium, si infila un fucile in bocca e preme il grilletto con il pollice. 3 giorni dopo, l'8 aprile, lo vede il signor Smith, l'elettricista, e arrivano l'agente Lewandowski e il detective Yoshida. Tutto chiaro, tutto nella norma addirittura per uno come Kurt Cobain. Così inquieto, così geniale e così sensibile. È così che finiscono gli artisti. Suicidio. Ferita da fucile, autoinflitta. Caso chiuso. Vabbè, ma siamo sicuri? Perché c'è qualcuno che pensa che c'è qualcosa che non torna. Lo sceriffo Grant, per esempio,
l'ex sceriffo di Los Angeles assunto da Carten per ritrovare Kurt. Per lui le cose non sono così chiare. DJ di giallo. Tra poco, ancora di giallo. Il radiodramma di Radio DJ. Siamo ancora su Radio DJ. Io sono Carlo Lucarelli e questo è sempre Di Giallo. Vi stavo raccontando il mistero della morte di Kurt Cobain, trovato sul pavimento della serra della sua villa a Seattle. Che è successo? Si è ucciso con un colpo in testa, come dice il detective Yoshida del Dipartimento di Polizia di Los Angeles? Perché era depresso? Perché aveva lasciato una lettera? Perché così sostengono i suoi amici e sua moglie, Courtney Love? O c'è un'altra spiegazione? Sai, sono bloccato. C'è un verso nella seconda strofa che non riesco a risolvere. Ci sto provando, ma non mi viene niente, perché... Vorrei renderlo più personale, però non riesco a metterlo a fuoco, capisci? Ho pensato che magari tu potevi aiutarmi, non lo so, a trovare una via d'uscita. Dai, lascialo perdere, lascialo stare, vieni di sopra qui. Scusa, sto parlando a ruota libera, come hanno detto? Senti, Lucas, dobbiamo andarcene da qui. E perché? Quel ranger. Poliziotto? Sì, che poi non è un poliziotto, non è neanche un ranger. Non è Walker, Texas Ranger. È un detective privato. Non capisco. Che vuoi dire? Che non ha poteri, non conta niente, ma potrebbe tornare lei. Lei? Eh sì. Gli americani, ormai lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, in certe cose sono proprio precisi. L'autopsia di Kurt Cobain è molto precisa e indica esattamente la dose del cocktail di eroina e Valium presente nel sangue di Kurt al momento in cui dovrebbe essersi sparato col fucile. Allora, attenzione, sono 225 milligrammi. Quando lo legge, lo sceriffo Grant fa un salto sulla sedia. 225 milligrammi sono tre volte la dose letale per una persona. Tutta quella droga, dice lo sceriffo Grant, lo avrebbe immediatamente spedito in overdose, impedendogli di rimettere tutto a posto nella scatola dei sigari e poi di spararsi. Poi c'è un'altra cosa, anzi, non c'è un'altra cosa. Non ci sono impronte digitali sul fucile, sulla scatola di cartucce e sulla penna che ha scritto il messaggio. O meglio, non è che non ci sono le impronte, non sono leggibili, come se fossero state ripulite da qualcuno. E poi attenzione, c'è proprio quel biglietto scritto a Bodda, l'amico immaginario di Kurt Cobain, che potrebbe sembrare più come l'annuncio di voler lasciare la musica che un vero messaggio di addio. Non accenna niente che possa far pensare ad un suicidio, se non nelle ultime righe, che sono tra l'altro leggermente diverse dalla calligrafia delle altre, più grandi e più nervose. Ti prego, Courtney, continua così per Franz, che è la figlia di Kurt Cobain. Per la sua vita voglio che sia felice senza di me. Vi amo, vi amo. E allora che è successo a Kurt Cobain? Si è ucciso, come pensa il Dipartimento di Polizia di Seattle, il detective Yoshida e anche la maggior parte dei suoi fan? O è stato ucciso, come pensa lo sceriffo Grant e alcuni autori di libri come Chi ha ucciso Kurt Cobain di Max Wallace e Ian Halperin? Oppure The Legacy of Kurt Cobain di Hank Harrison? E se è stato ucciso Kurt Cobain, chi è stato? Il giallo. Molti di quelli che credono che Kurt Cobain sia stato ucciso hanno anche un colpevole in mente. È sua moglie, Courtney Love. Ma come Courtney? E perché? Perché Kurt voleva lasciarla, dicono. Voleva divorziare e l'aveva anche esclusa dal testamento. Courtney, dicono, aveva già cercato di uccidere Kurt a Roma, quando c'era stato quell'incidente con il Rohypnol, Kurt Cobain che era andato in overdose. Era stata lei a parlare di un tentativo di suicidio. Ma non solo, aveva anche detto che c'era un biglietto da qualche parte, su cui Kurt aveva scritto che voleva morire. Un biglietto interessante. E dov'è? Non c'è più, dice Courtney. Era così arrabbiata per quello che era successo che l'ha bruciato. Courtney avrebbe avuto anche un complice, un amico di famiglia che si chiama Michael DeWitt, detto Cali. Lo sceriffo Grant non ci vede chiaro in questo Cali. Stava a Roma con Courtney quando Kurt ha avuto la sua overdose. E stava anche da un'altra parte in un momento ancora più sospetto, a Seattle, nella villa di Kurt Cobain proprio nei giorni in cui Kurt era scappato dalla clinica di Marina del Rey. Che c'era andata a fare la villa? Niente, dice Cali, c'era passato e basta. Ascolta, stammi a sentire un momento, una cosa importante da dirti. Sono bloccato qui da una settimana senza neanche una mela e ricordi quando ho fatto quel casino sull'aereo che andava a Portland? E ho minacciato di pisciare sull'hostess e sono dovuti atterrare. Devo andare nello Utah e non ho un soldo, mi segui? E... ci si caga sotto dal freddo qua dentro. Sai, ieri sera guardavo la partita in TV. Avevano un affare, una specie di termoventilatore tipo il motore di un jet. Riscalderebbe questa casa da cima a fondo.
Secondo me per noi sarebbe l'ideale. In poche parole, devo andare nello Utah e ci serve un termoventilatore. Attenzione però, perché Cali non è l'unico ad essere sospettato. Lo sceriffo Grant non ci vede chiaro neanche in El Duce. Ma chi è El Duce? El Duce si chiama Eldon Hawk ed è il cantante dei Mentos, un gruppo punk di Seattle. El Duce confessa addirittura. Rilascia una dichiarazione in cui dice che Courtney gli avrebbe promesso $50,000 per ammazzare il marito. Ma dai, millanta, inventa per farsi pubblicità, no? Dice lui. È vero. Anzi, è anche pronto a sottoporsi alla macchina della verità. Bene, e cosa dice la macchina della verità? Niente, perché intanto succede qualcosa. El Duce esce con un amico, un tale che ha conosciuto da poco. Gli amici di El Duce non lo conoscono. Se ne vanno in giro per i club di Seattle, bevono, si drogano, si divertono. Poi vanno a fare un giro dalle parti della stazione e El Duce finisce sotto un treno. Chi è lo sconosciuto con cui El Duce è uscito quella notte? Lo sceriffo Grant indaga e salta fuori un nome, Allen Branch. Chi è Allen Branch? Nessuno. È un personaggio strano, non fa niente di particolare se non che è esperto di arti marziali. Anche Allen parla, racconta tutto senza nessun problema. Sì, è vero, lo ha ucciso lui El Duce, lo ha buttato sotto il treno. Ma non solo, ha ucciso lui anche Kurt Cobain, nella serra, fingendo il suicidio con un colpo di fucile. Il radiodramma di Radio DJ. Ma siamo sicuri che sia vero anche questo? L'omicidio di Kurt Cobain. Sì, perché se lo sceriffo Grant ha trovato un po' di cose che non tornano nella tesi del suicidio, beh, c'è qualcosa che non quadra anche in quella dell'omicidio. Per esempio, mettiamo che io voglia simulare un suicidio. Il suicidio di qualcuno che voglio ammazzare. Sparo alla vittima, faccio in modo che sembri che sia stato lui e poi scrivo una bella lettera da suicida che dice chiaro e tondo mi sono ammazzato io da solo. E invece, la lettera di Kurt al suo amico immaginario Bodda, lo abbiamo visto, è molto confusa. Scrive, vi parlo dal punto di vista di un sempliciotto un po' vissuto che preferirebbe essere un osservante bimbo lamentoso, eccetera, eccetera. Non provo più emozioni nell'ascoltare musica e nemmeno nel crearla. Questo mi fa sentire terribilmente colpevole. A volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino ogni volta che salgo sul palco. Perché non posso divertirmi e basta? Sarebbe così la falsa lettera di un suicida che vuole depistare le indagini su questo argomento. Mi sono ammazzato io da solo, non cercate un colpevole, sono stato soltanto io. Non ne sono sicuro. E tutti quei precedenti, chiuso in albergo con una pistola, il fucile comprato nell'armeria, la depressione, quelli infatti fanno pensare ad un suicidio. E allora che cosa è successo a Kurt Cobain? Lo hanno ammazzato o si è ucciso da solo? Per il detective Yoshida si è ucciso da solo. Lo sceriffo Grant, invece, il detective privato di Los Angeles, ecco, lui continua ad indagare, cercando prove per riaprire il caso. Per lui si è ucciso, anche se il caso ufficialmente è chiuso con quelle due cartelline rettangolari compilate a macchina sul modulo. Ferita autoinflitta da fucile e suicidio. Gli eventi che avevano contrassegnato la sua vita erano stati per lui così strazianti da spingerlo talvolta a desiderare la morte o il suicidio. Potrebbe essere un fattore concomitante o esagerava nell'esprimere... No, lo so. No, niente affatto. Ne ho parlato addirittura con sua madre. Sì, capisco. Ha vissuto una situazione... Capisco, certo. ...praticamente identica. D'accordo. ...alla sua età. È strano a dirsi che era un momento altrettanto doloroso per lui. Siamo fottuti, ci coinvolgeranno, ci tireranno dentro a questa storia. La realtà... Ci accuseranno di avergli procurato chissà che... Ma non ne escluderei altri. La salute, ad esempio. Ricordiamo. Verrà fuori che eravamo presenti. Una forma particolarmente brutta di scoliosi. Anche questo può. Credete che sia meglio sparire? Lasciare questo mondo. Persino il suo corpo. Non ho preparato niente, nemmeno le tue cose. Non è un'ipotesi che mi sentirei di escludere a priori. Secondo lei, negli ultimi. Io sto cominciando a farmela sotto. Cosa dobbiamo aspettare? Non possiamo andarcene, basta. Sì, cazzo, dimmicene, basta. È meglio sparire. Un po' confermato, a parte i soliti mormori, pettegolezzi. Sì, è vero, giravano voci insistenti sulla sua tossicodipendenza, ma per quanto ne so io... E dove andiamo? A Los Angeles. Bene, ora diamo uno sguardo dal... Per tutti i fan dei Nirvana, qualunque cosa sia successa, che si sia ammazzato da solo, che gli abbiano sparato, Kurt Cobain resta comunque un mito. Geniale, inquieto, sensibile e maledetto. Un poeta e un musicista, come sta scritto sul suo certificato di morte, che se n'è andato troppo presto, come disse Courtney Love al suo funerale. Ditegli solo che è uno stronzo, d'accordo? Ditegli solo, stronzo, sei uno stronzo, e che voi lo amate. Bene, qui finisce anche la storia di Kurt Cobain. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì su Radio DJ con i misteri di Di Giallo. Buonanotte da Carlo Lucarelli.